Ben ritornati ragazzi a questo secondo appuntamento dedicato ai funghi porcini principalmente. L'ultima volta su Instagram vi avevo chiesto di votare se volevate due primi o un primo e un secondo e avete votato quindi un primo e un secondo. Vi avevo lasciato, come vi ricorderete, con il sughettino che abbiamo preparato per quelle pappardelle fresche buonissime che spero avete riproposto alla vostra famiglia. Oggi facciamo un pollo con un sughettino di funghi, molto semplice, un salvacena adatto per chi torna a casa dal lavoro anche abbastanza tardi, quindi non ci resta che metterci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Veloce veloce vi elenco gli ingredienti che ci serviranno per questo salvacena: 500 g di petto di pollo già a fette, 12 g di burro, 5 g di prezzemolo fresco che ho precedentemente tritato, 5 g di salvia secca, mezza cipolla, 30 g di farina 00, sale, olio, 80 ml di vino bianco, 100 ml di latte e 250 g di funghi porcino che ovviamente ho raccolto io e ho già tagliato precedentemente a listarelle. Vediamo qual è la prima preparazione da fare. Come vedete io sto cominciando a preparare il pollo, ho già tagliato tre pezzettini, in questo modo vi faccio vedere. Fate una bella listarella e la dividete in tre. Questi sono i pezzettini, quindi il risultato che dobbiamo ottenere. Ho trasferito il pollo tagliato in una boule, andiamo a mettere dentro anche la farina. E andiamo ad infarinare per bene tutti quanti i nostri bocconcini. Sono ben infarinati. Vediamo quale altro procedimento dobbiamo fare. Io ho già privato la cipolla della buccia, noi ora la andiamo a tagliare a listarelle, in questo modo. Vedete? Possiamo andare in padella. Mettiamo il burro, un po' d'olio d'oliva, accendiamo il fuoco e aspettiamo che il burro si sciolga. Dopodiché possiamo inserire le cipolle. È arrivato il momento delle cipolle. Lasciamo andare giusto 2 minuti e poi possiamo mettere anche il pollo. Ecco qua, il nostro pollo infarinato lo mettiamo nella padella insieme alle cipolle e mettiamo anche una bella presa di sale. Fuoco basso, mi raccomando, diamo una bella girata. Io coperto, lascio andare così per qualche minuto. Sono trascorsi alcuni minuti, come potete notare il pollo sta cominciando a crostigliare. L'altro procedimento che facciamo è quello di alzare la fiamma e andare a mettere il nostro mezzo bicchiere di vino bianco. Lasciamo assorbire tutto il liquido, tutto il sapore che il vino rilascia nella carne e anche alla cipolla, ma mi raccomando, lasciamo anche evaporare l'alcol affinché non risulti pericoloso, per così dire, e violento per i nostri funghi porcini che hanno un sapore delicato, ed è questo che dobbiamo mantenere nella nostra preparazione, la delicatezza. Abbassiamo di nuovo la fiamma, il liquido è stato tutto assorbito, l'alcol è evaporato, è arrivato il momento di aggiungere i funghi. Un altro po' di sale, io ho aggiunto anche mezzo bicchiere d'acqua, alzo un po' la fiamma, do un'altra bella girata. Ora che il pollo insieme ai suoi liquidi e ai funghi ha ripreso il calore, lo andiamo di nuovo a coprire. Lasciamo cuocere i funghi insieme al pollo per altri 10 minuti. Trascorsi i minuti necessari per la cottura dei funghi e del pollo, scoperchiamo, andiamo a mettere prezzemolo, salvia, alziamo la fiamma perché è arrivato il momento di mettere il latte. Guardate, giriamo per bene, praticamente il latte, andandosi a mischiare con la farina e il burro, andrà a creare questa bella cremina di condimento. Siamo pronti, spegniamo il fuoco e andiamo ad impiattare. Mi sono preparato questo bel piatto, mettiamo una spolverata di salvia secca ed anche il nostro pollo con i funghi porcini. Con una pinza vado a prendere anche qualche fungo, glielo mettiamo sopra. Abbiamo completato quindi il piatto, è venuto bene, avete visto, è molto semplice.
Noi ci rivediamo alla prossima video ricetta, spero che questo salvacena vi sia piaciuto, visitate la mia pagina Instagram e ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ragazzi!